L'Ndrangheta a conoscere la sua storia per poterla meglio contrastare. Nel suo ultimo libro, Storia segreta dell'Ndrangheta, scritto insieme ad Antonio Nicaso, il procuratore Nicola Gratteri fornisce un contributo unico e prezioso sulla storia dalle origini ad oggi della più potente mafia dell'Occidente. Il libro, presentato nei giorni scorsi all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, su invito del professore Antonello Canzano. Ma sostanzialmente il senso della mia presenza qui è quello di parlare ai giovani, di raccontare la storia di come e del perché in Europa nel 700 e l'800 c'erano i ladri di polli, perché in Europa sono rimasti i ladri di polli e perché poi in Italia sono diventate mafie. Quindi ripercorreremo la storia d'Italia da prima dell'unità ad oggi. È attualmente la mafia più potente al mondo, molto di più della stessa, di Cosa Nostra e della Camorra. Questo sviluppo esponenziale, come è potuto avvenire? Ma sicuramente la 'Ndrangheta è la più ricca mafia del mondo occidentale, questo perché con i soldi dei sequestri di persona ha mandato uomini, broker in Sud America a comprare cocaina al prezzo più basso, ed è l'unica mafia che compra cocaina con un principio attivo del 98-99% anche a 1000 euro al chilo, mentre le altre mafie la comprano a 1800 euro al chilo. Questo dà il senso della presenza della pervasività nella foresta amazzonica, dell'essere in affari con quelli che sono rimasti, la parte rimasta dei terroristi, cioè le BACRIM, che sono passati ex terroristi delle AUC, delle FARC, sono passate le BACRIM, che oggi gestiscono la produzione e quindi la vendita della cocaina. Siamo qui in Abruzzo, procuratore, e indagini ce lo dimostrano, forse l'unica vera grande mafia che sta in qualche modo attecchendo nel nostro territorio è proprio quello dell''Ndrangheta. Purtroppo la 'Ndrangheta è presente ormai da tanti decenni in tutta Italia, in Europa, America del Nord, America del Sud, Australia, e queste terre bellissime non fanno eccezione, quantomeno per quanto riguarda la distribuzione all'ingrosso di cocaina. La cosa importante è la non assuefazione ai fenomeni, non pensare che sia un problema, un fenomeno che riguardi altri, ma è un fenomeno che riguarda noi. Non fate l'errore che hanno fatto le popolazioni della Lombardia, del Piemonte, dell'Emilia-Romagna.